L'edificio che vediamo è la sede centrale del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Si trova a Viareggio, in via della Migliarina. Al suo esterno è possibile osservare anche un museo a cielo aperto delle attrezzature che hanno permesso nel corso dei decenni la bonifica e la manutenzione del territorio. Nella provincia di Lucca, nei pressi della città di Lucca, più esattamente a Santa Margherita nel comune di Capannori, è presente un'altra sede. È una sede operativa sotto ogni punto di vista, con orario 8:30-12:30 aperta al pubblico, dove il personale qualificato saprà dare le risposte a tutte le vostre domande. Dietro l'edificio c'è un'area interamente dedicata alla manutenzione, dove sono presenti alcuni magazzini che contengono attrezzature utili per la manutenzione del territorio, come ci spiega Michele Lencioni. Allora, all'interno di questi magazzini ci sono del materiale che serve agli operai per la zona sempre riservata a Capannori, praticamente frullini, motoseghe, decespugliatori, roba del genere, che serve tutto per la manutenzione ordinaria e straordinaria anche nei momenti di allerta meteo, tra cui abbiamo i ballini là nella zona più a nord. Allora, in questo magazzino abbiamo una parte più che riguarda un attimino più i trattori, i pezzi di ricambio, coltelli, tutta attrezzatura varia che serve per fare i ricambi per i mezzi che usiamo noi sul territorio. Ci spostiamo di pochi metri e troviamo quella che è la fase di realizzazione dei sacchetti di sabbia, molto utili in caso di alluvioni o quant'altro. Come vediamo, questi sacchetti, queste piccole balle vengono riempite con la sabbia, preparati dal personale in modo manuale e con molta cura. Allora, questa è la parte praticamente riservata agli operai quando scatta un'allerta meteo, che la gente sul territorio ci chiama che hanno bisogno di ballini. Gli operai vengono, caricano i ballini o li fanno le associazioni civili che sono con noi iscritte e poi portano dove c'è stata la richiesta i ballini ai cittadini privati. Lencioni, in alcuni casi anche i cittadini possono venire direttamente a ritirare proprio qui i sacchetti? C'è una collaborazione diretta con il cittadino che ci chiama, che telefonicamente ci dice se può venire a prendere dei ballini, noi glieli prepariamo, se sono delle quantità di materiali limitate le possiamo dare tranquillamente. C'è quindi una grande collaborazione con i cittadini? Porte aperte al 100%, siamo in piena disponibilità con il cittadino. Con l'immagine andiamo ad Aulla Massa, siamo in Lunigiana, presso la sede di Aulla del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Nel corso dell'incontro che si è tenuto il 23 marzo del 2017 si è siglato un importante accordo che riguarda la conclusione dell'iter della procedura di assunzioni di circa 40 lavoratori che comprendono operai, tecnici ed un dirigente. Si tratta di personale specializzato che precedentemente era alle dipendenze dell'Unione dei Comuni. Poi, a seguito della riforma voluta da Regione Toscana, l'ente consorzio si è preso carico di questo personale con le loro conoscenze e la loro professionalità. Allora, è nata a seguito della riforma sui consorzi di bonifica che è partita nel 2013 e che ha convogliato tutti i consorzi esistenti e le unioni di comuni esistenti che operavano sulla bonifica in Toscana. In questo territorio l'Unione dei Comuni della Lunigiana ha deciso di far passare tutti gli operai, i tecnici e i dipendenti che operavano nel campo della bonifica al consorzio di bonifica. Ecco perché questi operai e i tecnici hanno avuto questa esigenza di adeguarsi alle tipologie di attività che aveva il consorzio in essere, quindi il Toscana Nord. E siamo arrivati a oggi, dopo un percorso abbastanza lungo di un anno e mezzo, dove prima c'è stata l'assunzione delle maestranze forestali e poi dei tecnici e anche del dirigente. E di conseguenza oggi abbiamo raggiunto un accordo sull'orario di lavoro e sulla reperibilità. All'incontro hanno partecipato tutte le sigle sindacali e i rappresentanti dei lavoratori. Dopo la firma sull'ultimo accordo che riguardava orari e reperibilità, entrambi le parti hanno manifestato soddisfazione per gli obiettivi raggiunti. Ascoltiamo Nicola Benedetti della CGIL.
stato un risultato importantissimo, perché comunque la CGIL ha raggiunto un ottimo risultato, perché con questo accordo siamo riusciti a fare un percorso che ha portato a più sicuramente, diciamo, a livello di operai che lavorano sul territorio di Massa Carrara, un accordo che va proprio a livello tecnico a portare più persone sul territorio, quindi il consorzio sarà più rappresentativo e sarà più presente sul territorio. E quindi penso che di questo ne è arrivata sia i cittadini, che comunque avranno più presenza dei rappresentanti del consorzio, in quanto più anche a livello ambientale sicuramente sarà un grosso rafforzamento per la qualità dell'ambiente e del territorio. Stamattina abbiamo definito finalmente anche tutta la parte normativa ed economica del passaggio dei lavoratori ex Unione dei Comuni della Lunigiana all'interno del consorzio di Bonifica 1. Percorso che ancora non è finito in realtà, perché avremo ulteriori 4 passaggi da qui al 1° di maggio, 4 figure impiegatizie, ma con stamani intanto abbiamo finalmente definito contrattualmente tutta la parte normativa ed economica di questi lavoratori. Oltre ad avere la sicurezza di uno stipendio, che ovviamente il Consorzio di Bonifica è un ente economicamente in grado di soddisfare la parte economica degli stipendi dei lavoratori, è anche sì vero che con questi accordi sindacali gli stessi operai che sono già passati all'interno del Consorzio di Bonifica 1, stamattina con l'accordo della reperibilità fatto, avranno del salario economico aggiuntivo rispetto al lavoro che stanno già svolgendo. Ad Amedeo Sabato della CISDE chiediamo se questo accordo è mai stato a rischio. No, non è mai stato a rischio, perché il consorzio è un ente solido e che ha lunghe prospettive, va bene? È impegnato nel territorio per la difesa del suolo, dei bacini e di tutto. E questo progetto che si è creato anche in ambito regionale, dell'assorbimento dei dipendenti dell'Unione dei Comuni che fanno bonifica all'interno del consorzio, non fa altro che stabilizzare l'occupazione e creare anche sbocchi successivi e ampliamento dei posti di lavoro connessi. Con questo ultimo incontro si è praticamente concluso questo iter, che è stato anche complicato e complesso, in quanto per i lavoratori c'è stato il cambio di azienda e anche di categoria lavorativa. Marianna Chinellato ha seguito tutto il percorso per conto del consorzio di bonifica iniziato poco più di un anno fa. Sì, sì, esattamente un anno fa, e ha visto una serie di step che hanno concluso in pratica una serie di accordi sindacali e che sono terminati oggi con questo accordo sulla reperibilità, sull'orario di lavoro, che ha dato molta soddisfazione sia all'ente sia alle parti sindacali. Sì, è stato un passaggio complicato e delicato, perché ha comportato un raffronto tra il contratto nazionale che era di applicazione dell'Unione dei Comuni, quindi contratto della forestazione, con il contratto nazionale della bonifica. Quindi ha comportato una serie di valutazioni e comparazioni tra il trattamento economico e non solo che era all'interno dell'Unione dei Comuni, e poi per portarlo al consorzio di bonifica. Quindi è stato molto, molto laborioso come passaggio. Oltre all'aspetto occupazionale, è giusto sottolineare che in questo percorso il consorzio, quindi il territorio, perché è quello che tutela, ha guadagnato in professionalità e anche in presenza, una presenza più capillare sulle aree interessate, come in questo caso la Lunigiana. Ma in futuro questo progetto dovrà essere attuato anche in altre zone, secondo quelle che sono le disposizioni di Regione Toscana. Concludiamo con le parole del presidente Ridolfi, pienamente soddisfatto. Stamane si è chiuso, come diceva appunto, un ciclo, nel senso che abbiamo iniziato un anno fa una esperienza, la prima in Toscana, di passaggio della gestione diretta nelle zone montane della bonifica dall'Unione dei Comuni al Consorzio. Prima questa avveniva attraverso una convenzione, oggi invece col passaggio è come dire in gestione diretta, quindi una semplificazione che va sicuramente nell'interesse dei cittadini, perché c'è un passaggio in meno, c'è un ente in meno con cui interloquire. E la gestione diretta è anche una gestione più efficace, perché il consorzio ha direttamente sotto di sé questi dipendenti che già operavano in bonifica, ma operavano appunto all'interno dell'Unione dei Comuni, e questo ha un risultato, dicevo appunto, positivo proprio nei confronti dei cittadini. Siamo più rapidi, più efficaci, più diretti, e si risparmia anche.